papà. Carlo! Eccomi, amore mio. Ti presento Olga, mia moglie. Questa è badante. Olga! Si sta mangiando tutto il nostro patrimonio. Dico, se va avanti così, in sei mesi, il conto è prosciugato. Scusate, papà, avrà il diritto di usare i suoi soldi? Non riesco, scusate, Carlo! What happened here? Hai trovato qualcuno che ti interessa ultimamente? Mi sa che da tre fratelli che eravamo siamo diventati quattro. L'unica cosa che consiglio per incastrarla è fare un'indagine. Perché mi guardate? Guardate che io il poliziotto non lo faccio. Se io penso a tutte le volte che sono uscito di casa e l'ho lasciata sola questa, chissà la gente che ha fatto venire. Ci avrà portato uno stadio su quel letto di povera mamma. Carlo! Ma tu! Ma sul marciapiede lavorate! Io vi ho lasciato nel vostro villaggio che eravate educate, per bene. Adesso vi trovo senza pudore, senza ritegno e pure senza mutande. Mi dimentico sempre che sei un prete. Perché lei è sempre padre, sì? Certo, che c'ha dei dubbi, scusi. È un posto pieno di difficoltà, dove però si balla. Io là ballo. Che ce l'hai, le paste? Le paste? Ce l'hai o no? Non so se vendono là le paste. Sì, vabbè, ciao, core. Ho rischiato la scomunica stasera io. No. Fate presto, sono arrivate! Calma e tranquillità. So perfettamente gestire la situazione. Evviva! Ve la mangiate lo stesso. Sono tanto cari. È un condominio un pochino difficile. Questa no! Questo no! Ma una psicologa che molesta sessualmente un sacerdote, come fa a stabilire se una famiglia è idonea oppure no? Sorpresina. Perché non bussi? Qua mi sembra che dei miei problemi non gliene frega assolutamente niente a nessuno. L'Africa, la guerra civile, i leoni. Ma che c'entra i leoni? Chi ha parlato dei leoni?